sulla base di una perfezionata materialità. Cerchio e seno attraverso NT, entità IM. Con l'emergere della prima luce, con il determinarsi in sua funzione della prima ombra di subcosciente, cominciarono a crearsi le premesse per la necessità di conservare i riflessi e le intellezioni che, nel processo del divenire cosciente, via via, affluivano al subcosciente. Lo spirito sentì così la necessità di organizzare uno strumento che tenesse in ombra, e cioè nell'oblio, quanto dalla coscienza veniva devoluto al subcosciente e quanto attualmente alla coscienza non serviva. Si originò così l'organizzazione del cervello sulla base di una perfezionata materialità. Ma il conservare le cognizioni non era tutto. La conservazione, infatti, doveva avere per presupposto che tutto ciò che veniva conservato doveva essere anzitutto conquistato. In altre parole, il divenire della coscienza e il suo progresso nell'ambito del mondo esterno non poteva effettuarsi se non attraverso un'azione nel mondo esteriore stesso. Affinché questo agire si determinasse, era necessario che in qualche modo lo spirito avesse la capacità di sentire concretamente il mondo esterno e che potesse operare nella realtà materiale mediante uno strumento che ne possedesse la capacità. È così che sorse la necessità di concretare un mezzo avente la virtù di agire e di svelare alla coscienza il mondo circostante. Fu in seguito a tale necessità che la volontà e la forza dello spirito, permeando la materia, foggiarono il corpo, usufruendo, ben inteso, delle universali leggi divine.